Ebbene a tutti ragazzi, io sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovo video! Oggi è finita scuola e sono felice! Scrivete giù nei commenti se conoscete questa canzone. E niente, allora, oggi faremo sempre delle chiamate. Ma delle chiamate un po' particolari, come avete potuto ben notare dal titolo del video. Oggi andremo a chi amare. Vabbè, dai, la smetto. Oggi andremo a chiamare, come potete ben vedere, il McDonald's. E praticamente cercheremo di ordinare delle cose del Burger King. E poi faremo il contrario, chiameremo il Burger King e cercheremo di ordinare cose del Mac. So che è una cosa che hanno già fatto in tanti, ma dato che non avevo un cazzo da fare, ho detto, vabbè, facciamolo. Facciamole! E niente, allora, proviamo a chiamare subito McDonald's Roma Ardeatina, che tra l'altro è quello che sta vicino casa mia. Chiama. Oddio mio. Che figura di merda. Niente, gli ardeatini non rispondono. Proviamo con un altro McDonald's. Proviamo con quello di E Roma 2. E Roma 3. Cioè, 3, 2. E Roma 2. Poi lì ci sarà parecchia gente, quindi sarà un LOL assurdo. Buongiorno, sono Valentina. Sì, salve, vorrei fare un'ordinazione. Deve scaricare l'applicazione Deliveroo e farla tramite l'applicazione perché non lo facciamo noi direttamente. Ah, ok, va bene. Grazie, arrivederci. Ecco. Arrivederci. Questa cosa non la sapevo. E vabbè, proviamo allora col Burger King. Anche se molto probabilmente mi diranno bisogna usare Just Eat e bisogna usare quell'altro. Vabbè. Burger King, Roma. Nazionale, buonasera. Sì, salve, vorrei fare un'ordinazione. Allora, un menù, anzi, no, scusi, un Happy Meal con le sorprese dei Pokémon. Quelle non ce le abbiamo più disponibili, sono cambiati. Ah, e allora un fillet o fish? Solo panino, menù. Solo panino. E poi un Big Mac. Non abbiamo. Allora un Mac Chicken. Noi siamo Burger King. Ah, va bene, scusi, ho sbagliato, arrivederci. Prego, arrivederci. LOL. Però, oh, quando gli ho detto Happy Meal, Filet to Fish, ha detto che ce l'avevano. Che poi da quando in qua il Burger King ha il panino con il pesce. Io questa cosa non la sapevo. Se voi la sapevate, mi raccomando, scrivete under the comments.
Allora, che cos'altro potremmo fare? Chiamiamo un altro Burger King? Eh sì, per forza, perché sennò dopo quelli del McDonald's mi direbbero: devi usare l'applicazione, devi usare Deliveroo, oppure devi usare Glovo. No, proviamo con quest'altro Burger King. Sì, è il re pan è il re hamburger. Sì, pronto, parlo con il re hamburger. Allora, vorrei fare un'ordinazione. Di gestito di delivero. Ah, ok, Mi arrivederci. spiace, Oh, quello di prima mi aveva fatto fare l'ordinazione, però. Ma allora volendo anche quelli del Mac potrebbero farla. Interessante. Vabbè, proviamo con quest'ultimo Burger King. Kentucky Fried Chicken. Burger King Ostiense, buonasera. Burger Sì, pronto, parlo con il re hamburger? Eh sì, allora vorrei fare un'ordinazione. No, deve fare tramite gestito Glovo. Ah, ok, grazie, arrivederci. Arrivederci. Io non capisco questa cosa, cioè uno mi ha fatto fare l'ordinazione per panino e questi due non le fanno, ma what? Vabbè, riproviamo con i McDonald's. Ecco, è rimasto. Allora, andiamo al McDonald's delle Tre Fontane e vediamo se questa volta ci possono fare l'ordinazione per telefono. Sono diventato Silvio Berlusconi a caso, ma va bene. E proviamo con questo e poi andremo con il Kentucky Fried Chicken, anche detto KFC, o detto all'italiana KFC. La schifezza proprio, dirlo in italiano, mamma mia. Proprio. Va bene. Che comunque sia, quelli del KFC in teoria le potrebbero fare le ordinazioni per telefono, perché non credo che stiano tipo su Just Eat, o forse sì, non lo so, ma credo che le possano fare le ordinazioni per telefono. Vabbè, dopo questa telefonata ci proveremo. Niente, va bene. Allora proviamo con il KFC. KFC Roma. Ah, ho un'idea. Potrei anche provare con lo Starbucks. Solo che lo Starbucks in Italia sta solo a Milano. Ma vabbè, ma sti cazzi, tanto non pago io. Pagano tutti i miei genitori. Scherzo, ovviamente, eh. Per questa cosa mi potrebbero segnalare il video, ma vabbè. Scherzo. Allora, KFC Roma, centro commerciale Roma Est, mi sa. Ah, Roma Est, cioè. Vabbè, proviamo a chiamare e proveremo, vabbè, faremo un misto, chiederemo cose del McDonald's e cose del Burger King. Però innanzitutto dobbiamo vedere se possiamo fare l'ordinazione per telefono. Let's go.
Dispatch di Rest, buonasera. Sì, pronto, parlo con il Kentucky Fried Chicken. Sì. Allora, vorrei fare un'ordinazione. Sì, guardi, però noi qui non la facciamo l'ordinazione, la fa tutta tramite applicazione, o Just Eat o Glovo. Ah, ok, grazie, arrivederci. Lo fa tutto tramite app. Va bene, grazie, arrivederci. Va bene, arrivederci. Non lo sapevo che stavano anche su queste application, ma vabbè. Comunque fino adesso l'ordinazione ce l'ha fatta fare solo quello del Burger King. Boh. E tutti gli altri hanno detto, no, solo tramite applicazione. Boh. Come gira l'Italia? Boh. Cosa ci fa per guadagnare quel qualcosa in più? Ecco perché l'Italia non va avanti. Non va avanti. Ecco perché l'Italia non va avanti. Cheat sticker di WhatsApp. Va bene, andiamo avanti con il KFC di Appio. Ah, Appio con la H. Ah, vabbè, starà sull'Appia. I don't know. Colliamo, ovvero chiamiamo. No, non faceva ridere. Sì, pronto, è il Kentucky Fried Chicken? Scusi, non ho capito. Parlo con il Kentucky Fried Chicken? Sì. Vorrei fare un'ordinazione. Guardi, per ordinare può farlo o tramite Glovo o tramite Deliveroo. Ah, ok, perfetto, arrivederci. Prego, arrivederci. Che palle questi Glovo, mamma mia. Niente, oh, da oggi in poi farò una petizione, hashtag no Glovo, no Just Eat, no Deliveroo. Mi rovino gli scherzi telefonici, mannaggia la puttanona. Oh nona, oh, 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 oh. Mi sono protonizzato, scusate. Va bene, allora proviamo con l'ultimo KFC di Aura Valle Aurelia. Poi come ho detto, infatti Just Eat, c'era scritto ordine online su Just Eat. Non ci avevo fatto caso, ma va bene, andiamo avanti. Quindi KFC, Kentucky Fried Chicken, ovvero pollo del Kentucky, pollo fritto del Kentucky di Valle Aurelia. Dopodiché proveremo quello Starbucks e... e niente. Sì, parlo con il pollo fritto del Kentucky. Sì. Vorrei fare un'ordinazione. Ok, per le ordinazioni a domicilio usiamo le applicazioni Glovo o Just Eat. Ah, ok, va bene, grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Al cazzo. Vabbè, allora, che cosa cazzo stai facendo, Samsung? Allora, proviamo con... Starbucks Roma. Ah, infatti non c'è. Dovremmo chiamare per forza quello di Milano. Ma ce ne sono due. Arnold Caffè. Cosa c'entra con lo Starbucks? Boh, io non lo so. Vabbè, quindi abbiamo due Starbucks a Milano. Sapevo ce ne fosse solo uno.
Ma vabbè. Peccato che stiano solamente a Milano, che tra l'altro io sono andato in Repubblica Ceca e ho preso lo Starbucks. Ho preso lo Starbucks, si può dire? Vabbè, ho preso uno slurp, diciamo, un milkshake, mi pare che era. Vabbè, allo Starbucks di Praga, che ero andato qualche mese fa a fare i 100 giorni con la scuola. E devo dire che comunque sia, non era per niente male. Scrivetevi, certo. Con Gioda non riesco a parlare. Scrivetemi sotto nei commenti se anche voi avete mai provato. Sì, stavo per dire KFC e Starbucks. Anche voi di Milano, se mai ci siete mai stati. E va bene. Chiamiamo il primo Starbucks. Starbucks Reserve. Grocery, via Cordusio 3. Aspettate, mi è venuta un'idea. Stavo pensando anche di farlo con il Roadhouse. Dopo il Roadhouse chiudiamo il video perché sennò diventa troppo lungo, siamo quasi a 20 minuti. Quantunque chiama 02. Casper. Ti prego rispondi, che metto una battuta geniale. Dai, figa! Lui mi prende il milanese imbruttito. A caso proprio. One eternity later. Proviamo con il secondo Starbucks. Starbucks Garibaldi, corso Garibaldi 118. 118! Chiamiamo il 118! Sotto il porticato di Teramo! Puttane froci! Rip Kissy. Chiamiamo. Come on! L'ultimo beep e poi attacco. Niente. Inizialmente gli volevo fare come inizio della chiamata, gli volevo dire: eh sì, parlo con i con i cervi stella, perché Starbucks tradotto sarebbe cervi stella. Quindi quanto sono scimpi. Vabbè. Adesso, per concludere il video, chiameremo i Roadhouse, che tra l'altro ne abbiamo tre, Roadhouse Restaurant Roma Termini. Poi, ok, chiamiamo. Qui faremo sempre un misto tra cose del McDonald's e cose del Burger King, e comunque dobbiamo sempre vedere se possono ordinare, o se no facciamo così. Se le cose non le riusciamo ad ordinare tramite telefono, semmai mi posso far prenotare un tavolo
E poi mi faccio dire il menu, cioè nel senso gli chiedo se nel menu hanno appunto cose del McDonald's o cose del Burger King. Così almeno la telefonata non andrà a mal fine, non andrà male, insomma. Minuti di video. Sì, salve, è la casa strada? Pronto? 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 Hello? Salute? Proviamo a richiamare, se no proviamo con gli altri roadhouse. Ok. Professor Matermini, buonasera, sono Mark. Sì, parlo con il Casastrada? Ah, non è il Roadhouse? Sì, Rodas Termini. Ah, ok. Senta, volevo fare un'ordinazione. Siamo quello alla stazione Termini, eh? Sì, è possibile fare un'ordinazione? Ok, vado con l'ordine allora. Ma che roadhouse cercava, mi scusi? Ok, No, va bene quello di Termini. non so, perché magari stava cercando un altro roadhouse e quindi se manda l'ordine qui poi deve ritirarlo qui, eh? Sì, non si preoccupi. Mi dica. Allora, un Big Mac. No, siamo roadhouse. Ah, e quindi non avete neanche il Whopper? No, deve chiamare. Noi siamo Roadhouse, mi scusi. Ah, ok, niente, scusi, arrivederci. Ok, apre tra poco questo, quindi forse mi sa che non lo chiamiamo. Allora, per concludere il... Oddio, stavo per... Madonna mia, ho fatto un bordello qui con che il mio telefono sta in carica e è crollato il mondo. Allora, infine chiamiamo il Roadhouse Restaurant di Roma Romanina, che è un centro commerciale, come potete ben vedere. Chiamiamo. Sperando di concludere in bellezza. E Manino, buonasera, sono Elisabetta. sì, salve, parlo con il Casastrada? No, è Rodaus. Sì, allora, è possibile ordinare? Sì, che cosa? Però deve venire a prenderlo qua. Se no, può provare, se lo vuole portare a casa tramite Glovo, l'applicazione. Sì. Però deve vedere se nella sua zona arriva, quindi si deve scaricare l'app e vedere se è coperta la sua zona. Se no, io le posso prendere l'ordine, però non abbiamo il servizio a domicilio, quindi purtroppo deve passare a prenderlo al locale. Va bene, non c'è problema, verrò al locale. Ok, Allora vado con allora un l'ordinazione. attimino che prendo Sì. carta e penna, mi dica. Allora, un Big Mac. No, quello è il McDonald's. Ah, e allora ce l'avete il Whopper? Neanche il filetto fish? No, mi sa che ha sbagliato proprio. Ah, neanche
Nemmeno le alette di pollo. Alette di pollo piccanti sì. Ah. Se no, guarda, se vuoi, guarda il nostro roadhouse.it e poi ci richiami, là c'è il menu e controlli tutto. Va bene. Ok? Ok, grazie, arrivederci. Arrivederci. Vabbè. Direi che il video si può concludere qui. Ci vediamo al prossimo video e bielazz. No, così sto citando uno youtuber. Questo è copyright. Vabbè, scusa youtuber di cui non mi ricordo il nome, perché comunque è un nome lungo, ma vabbè. Vabbè, bella! E buona estate a tutti.